Giampaolo Montali, lei ha allenato la nazionale italiana di pallavolo e ha avuto alcuni ruoli anche nel calcio. Qual è lo stato dello sport in Italia e dell'Italia nello sport al mondo, al momento? Oddio, quanto tempo abbiamo per la risposta? Che no, è un po' lungo, sintetica. Allora, guarda, la situazione è questa. Noi siamo un popolo, soprattutto quello italiano, che ha una caratteristica particolare, che ha una creatività unica nel suo genere. E soprattutto nel mondo dello sport abbiamo questa capacità innata nei momenti di grandi difficoltà, quando tutti ci mettono con le spalle al muro, di inventarci la soluzione al problema e di uscirne. Quindi da questo punto di vista lo sport italiano è in salute, perché ogni volta che c'è una manifestazione importante siamo capaci di fare squadra, riusciamo a mettere cuore e passione per le cose che facciamo, e quindi da questo punto di vista siamo messi abbastanza bene. In generale sulla cultura sportiva di questo paese io ho dei grossi dubbi, seri dubbi. Questo è un paese che non ha il Ministero dello Sport, e per fortuna che c'è il CONI che fa le veci del Ministero dello Sport, quindi un paese secondo me che abbia e che deve avere cultura sportiva deve avere qualcuno che si occupa del Ministero. Siamo fortunati perché le persone che sono al CONI in questo momento sono brave e si istituiscono alla politica. Però credo che bisognerebbe fare qualcosa di più in questo paese per lo sport, quindi avere qualcuno nel mondo della politica dedicato a questo settore che è molto educativo, perché i bambini crescono con un'idea sportiva e con una cultura sportiva avranno dei grandi vantaggi nella vita in futuro. In Italia c'è una forte diseguaglianza tra i diversi sport. Il calcio è onnipresente, mentre altri sport sono trasmessi molto meno, nonostante siano praticati da milioni di persone. Questa è una situazione che potrebbe cambiare, secondo lei, e perché accade? No, è difficile che possa cambiare perché ci sono degli sport che sono molto più popolari. Io vengo da uno sport minore, tra virgolette, che però per me minore non lo è per i valori. Poi sono passato al calcio, vi devo dire che ho fatto 4 anni direttore della Juventus, 3 alla Roma direttore generale. Vi posso dire che l'aspetto ludico dello sport non cambia nelle discipline sportive. Ciò che cambia è il contesto di ciò che ruota intorno agli sport. Il mondo del calcio ha tanti interessi, è un business vero e proprio, e quindi rimarrà sempre, secondo me, avanti agli altri, proprio per questa caratteristica, da una parte popolare e un'altra da parte di business economico. L'ultima domanda. A noi italiani piace molto lamentarci. Statisticamente siamo tra i popoli che si lamentano di più della propria nazione. E si dice che in Italia, appunto, siamo tutti allenatori, siamo tutti commissari tecnici. Com'è dover rendere sempre conto a 60 milioni di colleghi? Guarda, questa è una cosa di ragione. Noi siamo un paese, e io la cosa di cui ho dovuto combattere più di tutti nella mia carriera professionale è contro gli alibi e le scuse. Noi siamo un popolo così. Noi se andiamo all'estero, non abbiamo una pasta asciutta da mangiare, perdiamo. Se oggi la giornata non c'è il sole, oggi non si può giocare bene. Se andiamo in un palazzetto e il parquet non è morbido, allora si perde. Siamo numeri uno a trovare alibi e scuse, quindi questa è una cosa su cui dobbiamo continuamente combattere. Però c'è anche da dire una cosa, che una volta fai capire all'italiano che l'alibi e la scusa non funziona e non è propedeutico per la vittoria finale, alla fine non siamo così stupidi come tutti si immaginano. Io sono fiero di essere italiano, sono molto fiero, lo sono per tutto quello che ho fatto, ma tutto quello che faccio lo sono soprattutto quando vado all'estero, perché all'estero sono più capaci di noi di notare le qualità e di non notare solo i difetti, i punti deboli, come invece noi da dentro facciamo quotidianamente. Grazie.